Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi voglio raccontarvi una storia. E prima di raccontarvi la storia, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccare la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e se avete qualche dubbio, qualche domanda o qualche perplessità, scrivermelo qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine. Io lo intercetterò e risponderò a tutte le vostre curiosità. Bene, torniamo alla nostra storia di cui vi accennavo prima e immaginatevi di avere due vigneti. Nel primo abbiamo questo vigneto in un bellissimo contesto di terreno sabbioso fra due mari, rinfrescato dall'aria di mare, nel quale si produce un ottimo vino fatto dal nostro viticoltore che chiameremo Jean. E invece dall'altra parte abbiamo un sempre meraviglioso terreno collinare, anche qui un flusso dovuto all'aria fresca di montagna, un terreno argilloso del nostro produttore che chiameremo Giovanni. Jean e Giovanni sono due viticoltori molto attenti, che amano molto il loro vino e fanno di tutto per avere un ottimo prodotto. E entrambi effettivamente riescono a produrre due rossi fantastici, veramente buoni, che fanno veramente invidia a tutti i loro vicini. E quindi a questo punto cosa decidono di fare? Jean e Giovanni decidono di vendere il loro vino proprio perché gli viene detto che sono due vini molto buoni. Cosa decidono di fare? Beh, Giovanni comincia a produrre tanto di questo vino, tantissime bottiglie, e comincia a distribuirlo affidandosi a degli importatori all'estero e fuori dalla zona della sua produzione. E Jean invece decide di mettersi d'accordo con tanti suoi amici e conoscenti che hanno aperto dei ristoranti o dei locali al di fuori della sua città e comincia quindi a dargli questo vino e a dirgli di proporlo appunto nei loro ristoranti. E pian piano si sparge la voce e il vino di Jean è sempre apprezzato dai commensali, che lo trovano molto indicato per gli abbinamenti che vengono proposti all'interno dei ristoranti. E a questo punto vanno da Jean e decidono di visitare la sua cantina per conoscerlo meglio e comprare qualche altro prodotto. Giovanni invece vende sempre più bottiglie, però ovviamente gli importatori gli chiedono maggiori guadagni proprio perché il vino sta andando molto bene e vogliono essere più remunerati per dargli una maggiore visibilità, perché tanti altri colleghi di Giovanni stanno continuando anche loro a produrre tante bottiglie di vino molto simili alle sue e di fatto chi acquista questi vini non percepisce molto la differenza tra uno e l'altro, e così il nostro Giovanni è costretto a venderli un po' a meno rispetto a quello che pensava, però a produrne di più. Quindi pensa che producendone di più, anche se a un prezzo più basso, riuscirà a compensare e ottenerne comunque un guadagno. Jean invece comincia a costruire una storia della sua cantina, racconta di come suo nonno e suo padre prima di lui l'hanno portata avanti e si sono dedicati anima e corpo a produrre quel determinato vino. Inoltre decide di non aumentare la produzione, ma insistere su una produzione magari più ristretta, ma mantenendo inalterato il livello qualitativo. E in effetti questa scelta sembrerebbe comunque pagare, perché continua a vendere queste bottiglie e pian piano la richiesta si fa sempre più ampia. Finisce l'anno, viene venduta tutta la produzione sia di Jean che di Giovanni ed è quindi il momento di ricevere i guadagni di questa loro fatica, che è durata tutto un anno, una vendemmia,
gli affinamenti e tutto quello che compete all'interno della produzione di una bottiglia di vino. E arrivano a loro le due buste, appunto dall'estero, che vanno a raccogliere tutti i guadagni fatti durante l'anno. Bene, il nostro Giovanni apre la sua busta e al suo interno trova 5 monete e mezzo d'oro. E lui è molto contento perché dice: wow, ho venduto tutto, ho venduto tanto vino e alla fine ci ho guadagnato. Ho chi vende per me. Non vendo in grandi quantità, magari l'anno prossimo posso ancora aumentarlo per produrne di più e quindi guadagnare di più. Va quindi da Jean e gli chiede: Jean, ma te come andate invece? Ma tu hai prodotto meno bottiglie di me, forse tu non hai avuto i miei stessi guadagni. Proprio in quel momento Jean apre la sua busta e all'interno trova 8 monete d'oro. Questo perché? Perché Jean, pur producendo meno, è riuscito a vendere le sue bottiglie a un prezzo più alto, perché i suoi clienti hanno percepito la differenza e la storia e il marchio della sua bottiglia. Questa piccola storia, che può sembrare una favola della buonanotte, in realtà è quello che accade a due paesi che non a caso forse dal nome potete aver intuito quali sono. Ovviamente Jean è un rappresentante della Francia, mentre Giovanni è un rappresentante dell'Italia. E questo traccia esattamente la situazione della produzione vinicola e anche di quanto il nostro export sia forte e diciamo non riesca ancora a raggiungere i livelli di quello francese. L'idea di questa storia mi è nata da un articolo che ho letto su LinkedIn, che mi è stato gentilmente consigliato e segnalato da Gaia, che ringrazio, e che appunto parla di questa tematica, cioè della differenza di marketing del vino tra Francia e Italia, dove l'Italia, pur producendo molte più bottiglie in termini quantitativi, quindi in ettolitri di vino, nella realtà poi alla fine incassa solo 5,5 miliardi di euro dal suo export, a fronte degli 8 miliardi e oltre che incassa la Francia. Perché? Perché la Francia riesce a produrre un vino, anche se produce meno, riesce a vendere a un prezzo più elevato per litro quello che ha prodotto e quindi riesce a ottenere dei risultati migliori. E come lo fa? L'abbiamo visto un po' nella nostra storia. Mentre il nostro Giovanni, quindi l'Italia, si era concentrata più sulla quantità, quindi su entrare con mercati in maniera massiccia, vendendo tante bottiglie e anche insieme ad altri, ma senza creare una vera e propria differenziazione, invece Jean ha optato per l'idea in prima battuta di abbinare i vini ai ristoranti, ed è quello che hanno fatto i francesi prima di noi. Quando c'è stato il boom dei ristoranti francesi in giro per il mondo, ovviamente c'era l'abbinamento anche con i prodotti locali francesi. Poi ha cominciato a creare delle storie legate alla propria cantina, quindi a raccontare al pubblico cosa significava la cantina e soprattutto a distinguersi rispetto dalle altre. Avere una storia è molto forte all'interno del mondo del vino, ma in qualsiasi prodotto. Pensate alla Nutella, alla Ferrari, sarebbero quello se dietro non ci fosse la storia dei loro fondatori? Ecco, probabilmente no. E sicuramente una volta che hai creato un marchio, come quelli che abbiamo citato prima, non hai sicuramente bisogno di intermediari e importatori per proporre il tuo vino. In quel punto il vino, non dico che si vende quasi da solo, ma ha una buona probabilità di ottenere la sua visibilità. E in più, alla fine, anche un discorso di tenuta, cioè una volta che io vedo che il mio vino vende, deve esserci una certa resistenza al produrne di più. La scelta è che viene fatta, diciamo, non da tutti i produttori francesi, ma da una buona parte, è comunque quella di limitare la produzione, soprattutto quella di alta categoria, in modo da generare una sorta di effetto di mancanza di prodotto che stimoli l'offerta e quindi faccia aumentare il prezzo delle bottiglie che loro propongono.
Tutti di questi argomenti, appunto, ne parla l'articolo di Luca De Ferrarinis, che è un docente di marketing che insegna alla Ninja Academy. Vi lascio il link qui sotto, appunto, all'articolo, in modo che possiate anche voi leggerlo e farvi la vostra opinione. Quindi, come vedete, a volte non sempre quantità è sinonimo di risultati migliori, e spesso puntare sulla qualità si rivela la scelta più giusta. Ma attenzione, la qualità del vino da sola non basta. Posso produrre il miglior vino del mondo, come fa Giovanni, come facevano Jean, ma se non gli creo intorno la cornice per venderlo, di fatto lo bevo da solo al tavolino. Spero che questa storia vi sia piaciuta, è una modalità un po' diversa che ho deciso di utilizzare per questo video. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche perplessità o volete dire la vostra sul tema, qui sotto nei commenti siete liberissimi di farlo, e per il momento io vi saluto e vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità, e anche facendo un po' attenzione a vendere bene. Alla prossima con Francesco su The Wine Channel e con le nostre degustazioni e approfondimenti.